Piazza 3 Novembre a Riva del Garda si è colorata oggi di magia per l'ormai tradizionale e sempre tanto gradito appuntamento con la Befana Subacquea, che anche quest'anno, ammaliata dalla bellezza del lago, è arrivata dalle fredde acque del Garda. Migliaia le persone che si sono presentate all'appuntamento con la fantasia, promosso dal Comitato Befana Subacquea guidato da Pietro Fabbri, con la collaborazione del gruppo sommozzatori locale e il sostegno e il patrocinio di numerosi enti pubblici, associazioni e soggetti privati. Emersa dalle acque, la Befana ha distribuito regali a tutti i bambini. 1.500 i pacchi dono consegnati dai volontari del comitato. Assieme a lei l'autrice e attrice comica trentina Loredana Conte, che con le sue gag ha reso ancora più spassoso l'operato dell'arzilla nonnina. Cioccolata e dolci per tutti. Salti sui gonfiabili allestiti per l'occasione e grande spettacolo con il clown Girasole Show. E per i grandi, i migliori piatti della tradizione trentina, polenta concia, panini con carne salata e vin brulè. Un appuntamento che da tanti anni unisce la ricorrenza dell'Epifania con la beneficenza. Il ricavato della manifestazione di quest'anno sarà devoluto ad Agbalt Onlus, associazione dei genitori di bambini affetti da patologia neoplastica e del personale medico e infermieristico dell'ospedale di Pisa. La manifestazione, che in passato è stata premiata con una medaglia di rappresentanza dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha chiuso il calendario del Natale Rivano. Ciao a tutti! Facciamo un applauso ai nostri attori, alla Loredana che ha fatto da regista, la Befana. Grazie, io direi quasi di aprire i cancelli.